che la GMG ha un'origine rapsodica, nel senso che noi è sbocciata. È sbocciata, ma per altri fini. Si pensava che fosse una giornata di quel giubileo straordinario, e invece che cosa succede? Succede che alla fine il Papa, vedendo il successo che questo raduno aveva avuto, dà appuntamento per l'anno successivo, che l'ONU aveva proclamato anno mondiale della gioventù, e risulterà che la Chiesa è l'unico soggetto del mondo a dar risalto a un'iniziativa voluta dall'ONU. Questa è una cosa, fu una cosa che ci colpì molto. Io non posso dire che cosa c'era nella testa di Giovanni Paolo II, se anche lui procedeva passo dopo passo e se le illuminazioni circa il passaggio successivo gli venivano mentre viveva quello attuale, oppure aveva già in mente quello che si sarebbe sviluppato negli anni successivi, in mente in maniera dettagliata. Certamente in lui c'era la consapevolezza che i giovani sono il futuro della Chiesa e che sui giovani bisognava far leva. Tante volte l'ha ripetuto questo. Lui ci credeva. Io vi posso ricordare un aneddoto che non posso scordare, perché dice moltissimo di quel Papa, ma dice qualcosa anche di importante sulle GMG e dice qualcosa ai critici delle GMG, che hanno sdottorato per anni dicendo che erano degli happening emotivi nei quali succedeva di tutto. Delle festicciole, ecco, basta. Eravamo dietro le quinte, mi trovai per caso, diciamo, tra gli organizzatori di quel primo raduno dell'84, e vedendo una folla certissimamente in attesa che arrivava fino a Castel Sant'Angelo, eravamo preoccupatissimi. Non eravamo abituati alle folle giovanili nella Chiesa, perché le ultime c'erano state con Pio XII, quindi noi non le avevamo certamente viste, ed eravamo preoccupati sulla tenuta dell'attenzione di quella gente che viveva in una posizione scomoda, in piedi per ore, avevano vegliato la notte, avevano viaggiato di notte, eccetera. E avevamo visto in anteprima il discorso assolutamente impegnativo del Papa. Il Papa che parlava, non poteva non parlare, di conversione. Era l'anno santo della riconciliazione. Un discorso tosto, di quelli che Giovanni Paolo II sapeva offrire. E chiamammo il segretario, Don Stanislao, il mitico Stanislao, che scese immediatamente perché era preoccupato che ci fosse qualcosa. Ci ascoltò assorto, come sa fare lui quando gli si comunica qualcosa che lui avverte essere importante, sentito dai suoi interlocutori. Ci ascoltò, e quando noi finimmo di esporgli la nostra preoccupazione, che in pratica noi suggerivamo al Papa di riassumere il discorso, sforbiciare, lo desse per intero, però lo riassumesse. E lui, dopo averci pensato 30 lunghissimi secondi davanti a noi, quando noi avevamo finito di esporgli la cosa, ci disse: fidiamoci del Papa, io gli dirò le vostre preoccupazioni, ma fidiamoci di quello che farà lui. E quello fu anche per noi una parola di incoraggiamento. Certo. E ci fidammo, però curiosi di vedere che cosa avrebbe fatto. Il Papa pronunciò quel discorso parola per parola, integralmente, prendendosi tutto il tempo che era necessario, anche perché allora non era ancora impratichito dalla lingua italiana come succederà negli anni successivi. E quello che a noi stupì fu il silenzio totale, totale della folla. Io credo che fu quel dialogo intenso tra il padre e i suoi figli prediletti a stuzzicare, a stimolare nel Papa l'idea che qualcosa doveva restare di quell'incontro, che qualcosa doveva ripetersi e rinnovarsi. Intanto deve aver detto: cogliamo l'occasione
dell'anno internazionale dei giovani e facciamo noi un grande raduno dei giovani cattolici. Poi si vedrà. Poi succederà che nell'85, nella giornata mondiale legata all'anno internazionale dei giovani, il Papa fa una scelta incredibile. Istituisce stabilmente la giornata mondiale dei giovani, dandogli un ritmo biennale. Un anno si sarebbe svolta nelle diocesi, un anno si sarebbe svolta in un punto del mondo che il Papa sceglieva. E che cosa scelse per la prima uscita fuori Roma? 1987, Buenos Aires, Argentina. Vi rendete conto, come dire, il legame, come il filo, tutto si tiene, proprio, sembra proprio una tela, ecco, viene... Guardiamo, dopo andata via l'immagine, ma vicino al Papa lo vedrete ancora, c'è un cardinale che oggi purtroppo non vediamo più perché è morto, il cardinale Pironio argentino, che è stato uno degli ideatori, tra l'altro, che è stato probabilmente il principale collaboratore del Papa nel forgiare questa idea delle GMG. Argentino.